che la sostenibilità imponga una rivisitazione del modello di consulenza, cioè una nuova dimensione che farà evolvere sempre più il modello di consulenza. Sappiamo che la consulenza tipicamente agisce sulla dimensione finanziaria e sulla dimensione patrimoniale. Sostenibilità vuol dire presa di consapevolezza di quelli che sono gli impatti positivi e negativi che vengono causati dalla nostra attività di investimento. Per il cliente non è soltanto un tema emozionale, è un tema però anche razionale, perché vuol dire che all'interno del processo di costruzione del portafoglio dovrà tener conto anche dei rischi di fare investimenti poco sostenibili, perché questi rischi avranno poi un impatto economico sulle aziende che li producono, e dall'altra parte delle opportunità legate alla sostenibilità, quindi quelle aziende che saranno capaci più di altre di cogliere il cambiamento che c'è nell'economia e di trasformarlo quindi in un'opportunità di crescita. Per noi, quindi, consulenza vuol dire essere capaci di far comprendere questi aspetti ai nostri clienti anche attraverso un linguaggio che gli permetta di misurare gli impatti, di comprendere, no, che cosa voglia dire articolo 8, cosa voglia dire articolo 9, ma soprattutto con un percorso che premi da una parte le loro sensibilità, ma dall'altra parte riesca a migliorare il profilo rischio-rendimento del cliente stesso. Quindi per noi questa è una grande sfida ed è una nuova dimensione nel fornire un servizio di consulenza che noi daremo appunto ai nostri clienti. Ce ne sono molte, quindi mi piace soffermarmi su alcune. Comincio dal dire che appunto come Fidelity Intesa San Paolo Private Banking noi abbiamo anche una capacità di produzione interna, cioè abbiamo una società di gestione, anzi due società di gestione all'interno della nostra divisione, e da questo punto di vista mi piace ricordare che appunto abbiamo aderito alla Net Zero Asset Management Initiative, quindi siamo fra i pochissimi player nel mondo che hanno già sostanzialmente messo tra i propri obiettivi quelli appunto di condurre nel tempo investimenti che siano progressivamente a impatto zero in termini di emissioni. Un'altra cosa importante è che abbiamo anche aderito a United Nations Principles for Responsible Investment, questo appunto per confermare il fatto che crediamo che sia importante non solo essere sostenibili in quello che dichiariamo, ma essere sostenibili in quello che facciamo. Un'altra iniziativa che ci sta molto a cuore, che è un'iniziativa che abbiamo lanciato di recente, è un'iniziativa a impatto sociale. Avevamo avviato per i nostri colleghi un'iniziativa di come dire, crescita di competenze sul mondo digitale e ci siamo chiesti su come potessimo dare un contributo anche alla società intorno a noi e con Talent Garden abbiamo strutturato un master che appunto si chiama Digital Restart, rivolto a persone che hanno perso il lavoro da più di 2 anni e hanno almeno 40 anni di età, quindi hanno difficoltà a un reinserimento sociale perché magari le loro competenze sono state superate da questa evoluzione che c'è stata appunto nell'economia. Abbiamo pensato a un percorso formativo che li aiutasse a reinserirsi, a trovare un lavoro e abbiamo appunto finanziato 75 borse di studio che è rivolta appunto a persone che hanno perso il lavoro con più di 40 anni. Abbiamo avuto una risposta veramente importante per queste 75 borse di studio. Abbiamo avuto più di 600 domande, appunto di persone che avevano queste caratteristiche, e abbiamo avviato questo master. I primi 25 sono già al lavoro, gli altri 50 saranno al lavoro nei prossimi mesi. E crediamo, è un'iniziativa che crediamo molto, perché crediamo che la formazione, le competenze, siano, come dire, un motore importante di cambiamento. Quindi non è una forma di resistenza, è una forma, come dire, di mettere a fattor comune una visione, di quelle che sono le opportunità del mercato e del mercato del lavoro e di provare a dare una mano, tanto che speriamo che anche altre aziende, come dire, ci seguano in queste iniziative e quindi speriamo, come dire, di aver dato una prima spinta alla valanga, ma che poi la valanga prenda questa forma, come dire, con molti altri che parteciperanno. Quindi, in sostanza, queste due iniziative servono a testimoniare come sia importante, come dire, fare, gestire in maniera sostenibile gli asset dei nostri clienti e dall'altra parte, come dire, giocare un ruolo consapevole relativamente alle responsabilità che abbiamo per il mondo intorno a noi, sia da un punto di vista sociale, sia da un punto di vista di impatti sull'ambiente.